Siamo con il sottosegretario Craxi, che nei giorni scorsi si è trovato al centro di una polemica a seguito della telefonata che ha avuto con il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, nonché leader di Hamas, Haniyeh. Ci potrebbe raccontare che cosa è successo? Innanzitutto si è trattato di una telefonata personale, amichevole, che non impegnava né il governo né tantomeno la stessa struttura di Hamas. Ne è uscito come sempre un polverone. Stiamo alle cose che contano. In Palestina, dopo mesi, hanno raggiunto un accordo per un governo di unità nazionale. Quali sono, secondo te, le condizioni necessarie per la ripresa del dialogo e delle trattative di pace? L'Unione Europea richiede al governo neonato, governo palestinese, tre condizioni che sono preliminari. La prima, il riconoscimento dello Stato di Israele. La seconda, il rispetto di tutti gli accordi internazionali fin qui stipulati. La terza, che vengano rilasciate i militari che sono in questo momento nelle mani palestinesi e in ogni caso in mani ostili agli israeliani. Questo minimo comune denominatore e questo, di base deve aiutare a perseguire obiettivi comuni di pace nel rispetto appunto degli accordi internazionali. Ma secondo te quando potrà essere posta fine a un embargo che fa tante vittime tra i palestinesi e non solo? Quando verranno, e mi auguro presto, rispettati e tutelati alcuni principi che sono principi imprescindibili, e inevitabilmente l'Europa nel suo insieme spingerà affinché venga levato l'embargo allo Stato palestinese. Il nostro blog è il blog di un onlus che vuole promuovere un'azione politica, sociale e culturale al di là delle strumentalizzazioni, da qualunque parte esse provengano. E quindi vogliamo far riflettere i più sulle tematiche della cooperazione, della pace e della solidarietà internazionale per confrontarci e per comunicare in modo diverso queste tematiche. Tu pensi che ci potrai aiutare? Penso che sia il blog che la comunicazione attraverso l'informatica ha molto più accelerato i processi di comprensione, di osmosi, di contaminazione fra i popoli, fra le generazioni. Questo è un grande risultato del nostro tempo. E questo probabilmente questa, la cosiddetta diplomazia dal basso, che viene spesso considerata un fatto, viene salutata con ironia, se non quando con disprezzo. Io penso invece che se c'è una forza rivoluzionaria in questo momento, quella è determinata dalla circolazione delle informazioni, dalla circolazione di informazioni e dal consenso che può derivare dalla comunicazione fra soggetti diversi.